Uno spento mi ha fatto uscire, siamo andati allo skateboard. Spiritoso. L'unico guaio è che ero io lo skateboard. No. Manca niente, mister. Ecco, io... I cuscini. E adesso le braccia su e voilà. Ok, senta, mi può distendere la mano, per favore, e piegarmi la palma in giù sul cuscino? Ecco, così, sì, così. E ora mi distenda le dita. Brava, perfetto. E ora pieghi un pochino il pollice. Così, brava. Adesso scuota un po' la mano. Così, sì, grazie. Niente. Io devo scappare. Da un bacio. Ti amo, tesoro. Devo ripetere dei passi prima della prova. Come va il ginocchio? Va ok, se lo scaldo molto lentamente. Kellis vuole ritornare al tuo studio. È ancora interessato al grande nudo. Kellis è stato sempre interessato ai grandi nudi. Cerchi di sopportarlo, Rodriguez. Piacere, signorina. Arrivederla. A domani. Molto bene. Sta comodo, Mr. Harrison? Rodriguez, lei a letto ci sa fare. Oh. Perché non cerca di dormire un po'? E che altro potrei fare? Restare sveglio. Quanto tempo è? 6 mesi. Ma non potrà mai? Ma che? John, Mr. Harrison è pronto. Meglio farlo ora. Beh, ma tanto dove scappa quello? Come va, amico? Oh, ciao, uomo con rasoio. Dai, piede veloce, mi faccia un bel tic-tac. Partenza a 100 piedi. Radere maschietti tutto il giorno. Che rottura. Non mi fanno mai avvicinare alle ragazze. Tanto potresti avvicinare solo quelle coi baffi. Che fai, sfotti? No, sono invidioso. Guarda, nella mia situazione... Sì? Se riuscissi a smuovermi qualcosa, andrei anche con una con la barba. Lo credo, amico, lo credo. John, fai in fretta, il dottor Emerson fa il giro stamattina. E questo, se lo scuoto, si stacca tutto. John, come va la vostra barba?